Presidente, colleghi, la 43 non è una mozione del Movimento 5 Stelle, non è della minoranza, non è della maggioranza, è una mozione di buon senso. Sappiamo tutti qual è il problema. I gruppi capitolini e alcuni uffici sono in due sedi che non sono di proprietà di Roma Capitale. Dunque paghiamo da molti anni un affitto. Per capire di cosa parliamo, 116 milioni di euro abbiamo già speso e fino alla fine del contratto ne spenderemo altri 140. Ecco, la buona notizia è che grazie alla normativa sulla revisione della spesa e ad alcuni decreti dell'ultimo governo è possibile intervenire, ma occorre farlo subito, per porre fine a questo sperpero di risorse. Quindi da un lato possiamo completare entro il 30 novembre, ripeto 30 novembre, l'iter di acquisizione di beni immobili dal demanio e contestualmente possiamo recedere dal contratto per gli affitti dei due locali entro il 31 dicembre di quest'anno. Ecco, quindi l'invito è proprio questo: da una parte completare l'iter di acquisizione, dall'altra recedere dal contratto per i due immobili entro il 31 dicembre. Per andare dove? Innanzitutto già da luglio abbiamo fatto presente, se ne parla da oltre 40 anni, censimento del patrimonio immobiliare di Roma Capitale, ne abbiamo parlato proprio in commissione alla presenza del vice sindaco. Allo stesso tempo la posizione di nuovi beni e concludo con un richiamo al progetto Campidoglio 2, visto che qualcuno ci ha detto aspettiamo il Campidoglio 2 prima di recedere a questi contratti. Ebbene, Campidoglio 2, 700 giorni stimati a partire dall'inizio lavori, ma i lavori non sono iniziati e non siamo sicuri che inizieranno a breve. Inoltre analoghi progetti da 500-700 giorni iniziati nel 1989 per i mondiali Italia 90 devono ancora essere completati. Dunque l'invito è quello di votare a favore di questa mozione di buonsenso, perché si parla molto del bilancio disastrato, si parla molto di revisione della spesa, quindi quale migliore occasione per iniziare a farla. Grazie Presidente.